finisce 3-0 per la Leonzio e finisce così il cammino degli uomini di Rechichi in Coppa Italia. Sfuma così uno dei primi obiettivi stagionali per la squadra atletista, che è andata incontro ad una domenica strana. Palla al centro e dopo 12 secondi la Leonzio era già in vantaggio con un gol dell'ex Mirabella. Nemmeno il tempo di prendere le misure agli avversari per cercare la reazione, che una rissa in campo tra i giocatori lascia le formazioni in 9 uomini. Per l'Atletico, fuori capitan Domenico Leonardi e Luca Pacini. Chiaramonte e Regalino gli espulsi per la Leonzio. In 9 contro 9 l'Atletico ci mette il cuore e attraverso un lunghissimo possesso palla cerca di chiudere azioni pericolose, chiudendo la Leonzio nella propria tre quarti, ma di fatto senza mai impensierirlo. Inevitabilmente Patani e compagni si espongono al contropiede e allo scadere della prima frazione di gioco Bonelli raddoppia. Il secondo tempo ha poca cronaca. L'Atletico smarisce il controllo del gioco, annebbiato anche dalla precarietà delle condizioni atletiche e dal campo pesante, essendosi svolta questa gara sotto un diluvio continuo. A tempo quasi scaduto, un errore difensivo consente a D'Urso di portare a 3 le marcature degli ospiti e a sancire i titoli di coda su una domenica da dimenticare in fretta.